Segui la 7 anche su Instagram, la 7 ovunque con te. della coscienza e su questo forse solo sulla nostra coscienza siamo interamente diciamo, responsabili. Eh, eh, Andrea Scanzi, eh, è un vasto programma, verrebbe da dire questo di Vinicio Capossela, ma vedo anche molto disimpegno sul fronte eh, degli artisti e dei cantautori oggi o è solo un'impressione? No, non è un'impressione, ovviamente non mi riferisco almeno personalmente a Capossella, che anzi in questo no, disco anzi, è stato persino Ma che questa più sera politico... ha detto delle cose esatto. che ci interpellano sì, sì, tutti, ma... non solo la nostra e... coscienza ma anche la nostra e... intelligenza. E questo è anche molto significativo perché Caposella è sempre stato un cantautore molto lirico, molto poetico, quindi meno politicizzato di altri. Anch'io avverto questo silenzio colpevole dei cantautori, non di tutti gli intellettuali. Ci sono nel cinema delle persone che si schierano, ma io mi ricordo negli anni 70, perché ancora oggi amiamo così tanto De André, Gaber, Iannacci, Cuccini, perché dividevano perché costringevano a pensare, perché se ne fregavano di dividere il pubblico e di perdere una fetta di pubblico. Il cantautore, diceva De André, è una sorta di cartina al tornasole della società e di anticorpo della società cioè lui in qualche modo fa sì che l'anticorpo cresca nell'essere umano, nello spettatore quindi si deve sacrificare, deve rischiare se il cantautore diventa disimpegno diventa intrattenitore, va bene, venderà dei dischi ma non assolverà il suo ruolo quindi secondo me manca proprio questo e mi domando, e lo chiedo ai cantautori ma cosa aspettate più che un governo di destra a destra come questo per arrabbiarvi? ragazzi ma negli anni 70 per certi vecchi c'erano dei governi migliori eppure Gaber scrisse io se fossi Dio Guccini scrisse la velenata De Andrea scrisse la domenica dell'esame una... nel 90 Cioè, si deve aspettare di più eh, Ha ragionissimo Andrea e anche Caposella C'è anche un clima tossico È bastato che due cantautori bravi Ma non così aggressivi Come con De Martino e la Pesce Facessero una canzoncina certo. divertente Che si intitola Ragazzo di Destra Li stanno trattando come pericolosi sovversivi eh, Quindi, eh, insomma, è il clima massimo, è... Però, Vedi? No, 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 ma... scusa, aspetta, vero. aspetta eh... Vinicio, Vinicio Caposella, anche lei rischia di essere trattato come un pericoloso eversivo di sinistra che fa parte di questa egemonia culturale della sinistra? Ma... Né destra né sinistra, solo potere d'acquisto, qui è davvero il mercato dell'arte. Magari, fosse, fosse così, fosse così bisognerebbe leggere un po' Foffi per, per aggiornare il nostro concetto: di, di, di... l'arte. Spesso è, è veramente uno, cioè come posso dire, un bene di consumo. Ed è, ed è... Quindi, non so, penso che, che però. Beh, vabbè, eh, per adesso stiamo parlando in pubblico. Spero, di, di, è la mia prima esperienza, spero di.